Buongiorno a tutti e benvenuti con questo appuntamento speciale per un allenamento particolare che riguarda tutte quante le persone che hanno bisogno di un rinforzo del muscolo quadricipite dell'arto inferiore, ok? Quindi intendo qua, dal bacino fino al ginocchio, quindi anca, ginocchio, chiaro? Ed è consigliato soprattutto per un preoperatorio, per un post-operatorio, ok? O per mantenerci in forma. E saranno quasi tutti esercizi statici, isometrici, cioè dove non avviene un'estensione del ginocchio o un carico al di sopra, in maniera da formare magari un angolo superiore inferiore ai 100 gradi, cioè intendo ad esempio da 90 gradi eccetera. Perché allora riscaldiamo il ginocchio lo stesso senza fare particolarmente darci particolari problematiche, andiamo a fare questo tipo di riscaldamento stando seduti, ok? Da qua andiamo a trazionare leggermente il ginocchio, ok? Andiamo piano in base sia alla nostra escursione che anche al grado di dolore. Insomma, se non possiamo andare ad esempio oltre una certa mobilità, un certo grado di flessione della gamba sulla coscia, non andiamo, ok? Quindi a questo punto vado a fare questo, il ginocchio adesso va verso l'esterno piano piano, ok? Vado a fare un riscaldamento molto semplice. Faccio vedere tutti gli esercizi che si possono fare e tutti sono validi, però vi spiegherò anche come andiamo a utilizzare i vari capi del quadricipite. Il quadricipite sono quattro capi articolari che si inseriscono all'interno, vicino al ginocchio, sopra il ginocchio. Abbiamo il retto femorale che si inserisce qua sopra la rotula, e poi vabbè, la rotula ha un inserimento sulla tibia laterale, piano piano, okay, senza caricare. Partiamo dagli esercizi di stabilità del ginocchio, ok? Sono molto semplici. Perfetto, andiamo a fare questo adesso. Leggermente andiamo verso la gamba e flettiamo qua, là. Quindi vado verso la gamba, verso i piedi e fletto. Ok? Uno e due. Fondamentale la mobilità, riscaldare bene l'arto, perché quando andremo a caricare, soprattutto con gli elastici, ok, rischiamo logicamente di farci male. Perfetto. Piano piano adesso ritorniamo in piedi. Faccio vedere, abbiamo tante tipologie di elastico. Ognuna di queste ha una resistenza, un'elasticità diversa, ok? Vado quindi a selezionare ad esempio uno degli elastici più leggeri per la parte iniziale. Andiamo invece a fare subito il primo esercizio, che è un esercizio statico sul posto monopodalico. Staccando l'altro ginocchio andiamo a fare un leggero, vedete? Un leggero piegamento. Cercate di avere il ginocchio al di sopra della gamba e sopra il piede. Da questo è un esercizio ottimo, vedete, guardate come il vasto laterale, che è questo che vedete qua, si nota, si contrae per dover rimanere in equilibrio, oltre che fa anche un bel lavoro il gluteo. Andiamo qua e lo facciamo anche dall'altra parte.
non resterò, non farò il vero e proprio allenamento. Quanto dobbiamo rimanere qua? Finché non sentiamo un po' di stanchezza, ok? Ricordatevi che vi sentirete sia qua che qua, ma anche qua sotto, eh? Qua sotto si inserisce il muscolo tibiale. Comunque, quando andiamo a fare un equilibrio come questo, è importante. Sia che abbiate ad esempio un problema monolaterale, quindi solo a destra o solo a sinistra, il mio consiglio è di fare l'esercizio da entrambi i lati, perché il rinforzo non può essere esclusivamente dal lato dell'infortunio. Logicamente il lato non infortunato avrà meno bisogno di lavorare, però dobbiamo vedere caso per caso. Cioè, se voi siete già molto molto forti, dovete fare sempre una piccola percentuale di lavoro anche sull'arto opposto, soprattutto magari di allungamento, e lavorare un po' di più sull'arto infortunato. Però se ad esempio parliamo di un preoperatorio, la percentuale di lavoro logicamente aumenta anche sull'arto opposto. Spero che sia chiaro il concetto. Andiamo a fare un secondo esercizio senza elastico. Equilibrio su una e vado a fare una, vedete, una sorta di forma geometrica a tre lati, andando in avanti, andando lateralmente e andando indietro. Ok, questo senza elastico. Come vedete, il piede deve essere a martello, ok? Quindi vado a fare uno, poi vado di lato, poi vado dietro. Un bel piede a martello che vedete va a contrarre tutti i muscoli, sia già il quadricipite, vedete com'è bello contratto, che anche i muscoli sotto, che sono i muscoli che contengono, che riescono a mantenere in sede il ginocchio, soprattutto chi ha problemi di legamenti, ad esempio il legamento crociato anteriore e posteriore, è fondamentale. Sempre piede a martello, quindi faccio 1 2 3, 1 2 3. Si può dire isometrico perché non avviene una flessa estensione in questo caso. Lo faccio anche lato opposto. Qua possiamo fare invece 20 ripetizioni totale, anzi 18 perché siamo in coso, sono 3 movimenti, ok? O 21. Chiaro? Andiamo avanti. Passiamo all'esercizio a terra con l'elastico. Sempre isometrico, in questa maniera si mette, guardate. Se la posizione è laterale rispetto alla caviglia, per tutti gli uomini consiglio un calzino perché l'elastico logicamente può dare fastidio per chi ha i peli. Allora, primo esercizio è una abduzione, ok? Sempre piede a martello, cioè la punta del piede è rivolta verso di noi, qua si vede meglio sul bianco, ok? E vado a staccare il piede da terra, dirigere leggermente la punta del piede verso l'esterno, appoggio bene il bacino e le mani e vado a rimanere in questa posizione per 20 secondi, 30, in base al mio grado di allenamento. Sentirete tantissimo lavoro sia sulla fascia mediale che laterale del quadricipite. Ok? Se invece dirigo il piede verso l'alto, il lavoro andrà anche molto sul retto femorale, ad esempio così. Se invece lo dirigo leggermente verso l'interno, avrò più lavoro qua sulla parte laterale della coscia. Ok? Che sia chiaro questo. Ripeto, se dirigo la punta del piede verso l'esterno, c'ho un bellissimo lavoro su questo muscolo. Ok? Vedete, appoggio bene le mani e rimango in questa posizione. Se lo faccio verso il soffitto, il piede, andrò a lavorare maggiormente, infatti, su questa zona qua. Non so se si vede bene, la zona centrale della coscia. Per la zona mediale abbiamo già fatto, la zona laterale, ok? Rivolgere il piede leggermente verso sinistra, quello sta lavorando
col destro, sentire tanto lavoro sul vasto laterale. Ok? Questo è un bellissimo lavoro per un rinforzo senza il movimento del ginocchio, ma anche e anche dell'anca, perché rimane completamente bloccato. Ma posso fare anche dei lavori dinamici sull'anca, perché il quadricipite non lavora solo per l'estensione della gamba sulla coscia, ma lavora anche nei movimenti, vedete? Ok? Di flessione della coscia sul busto. Quindi, piede a martello, rivolto verso l'alto, sempre questa posizione, vedete, divarico un po' l'alto e vado a spingere verso l'alto. Chiaro? Questo lavoro lo faccio finché non sento la fatica. Possiamo lavorare o sempre con un elastico abbastanza leggero, stiamo iniziando con tante ripetizioni e impariamo bene il gesto tecnico, altrimenti possiamo aumentare, ad esempio, guardate, aumentando il grado, la forza dell'elastico cambia tutto, comincerò a fare meno ripetizioni, ok? Chiaro, piede a martello e su. Bene, questi lavori li possiamo fare anche in piedi, assolutamente. Così vado a lavorare in carico sul lato opposto, in questo caso ero in scarico perché il mio peso stava sul bacino. Vado a lavorare in carico in questa maniera, sempre con l'elastico posto qua sulle caviglie. Vado a lavorare in maniera statica, piede a martello qua. Come ho detto prima, se rivolgo il piede verso il soffitto e quindi dritto, lavoro su tutto il quadricipite, completamente sulla fascia centrale. Se lo rivolgo verso l'esterno, vado a lavorare sulla parte mediale, vedete? Devo stare concentrato per l'equilibrio. Se lo rivolgo leggermente, vedete, come se dovessi tirare un calcio d'esterno, vado a lavorare qua sulla fascia laterale. È chiaro? Quindi posso farlo o statico in questa maniera, o se no lavorare proprio con dei piccoli calcetti in avanti. Ok? Sembra quasi come fare un passaggio con il piatto o un calcio di esterno. Ok? Chiaro? Sempre per un rinforzo posso fare anche gli slanci laterali. Ok? Sempre piede a martello. Qua. Questi sono gli esercizi fondamentali. Per quanto riguarda le ripetizioni, basatevi in base alla forza dell'elastico. Ok? Chiaro? Quindi, abbiamo fatto praticamente tutto. Possiamo solo aggiungere un esercizio molto dinamico, ma sempre con il ginocchio bloccato, cioè è una sorta di circonduzione dell'anca. Io ad esempio devo recuperare sia la forza del quadricipite, perché ho avuto una lesione a livello prossimale qua vicino all'anca, e devo fare tutto questo tipo di lavoro non utilizzando una grande flessione, ad esempio, della coscia sopra verso il busto. Quindi vado a lavorare in questa maniera, facendo in senso prima, ad esempio, orario, cerco di fare più escursione possibile, e poi in senso antiorario, cerco di mantenere sempre un minimo di resistenza nell'elastico, perché aumenterà l'effetto del lavoro fatto con l'elastico. Quindi qua posso fare 10 giri in senso antiorario e poi 10 giri in senso orario. Questi sono degli esempi, perché dovete capire che ogni persona è diversa dall'altra, ogni
infortunio, ogni preoperatorio, ogni post-operatorio è diverso. Abbiamo una criticità per tutti, cioè il fatto che non si debba andare in carico, troppo carico, in accosciata, ok? Né con un sovraccarico ulteriore, come possono essere i pesi, o anche semplicemente con un carico del corpo, o un'altra problematica, mai stare troppo inginocchiati. Questo rischia di peggiorare la vostra situazione. È chiaro? Poi, per chi è più avanzato e ha pochissimi problemi, può stare anche in accosciata isometrica. L'importante è non fare massima escursione, cioè non arrivare a 90 gradi, ok? In squat, ma stare leggermente piegato. Questa è la normalità. Va bene? Sentite sempre il vostro fastidio. Ascoltate il vostro corpo e lui vi darà le indicazioni per l'allenamento da fare. L'importante è affaticare il muscolo, in questo caso quadricipite. Quindi ripetiamo, il consiglio è piede a martello, nessun tipo di grado di fless estensione eccessiva nell'esercizio, anche quando facciamo ad esempio l'equilibrio monopodalico non andiamo a fare una grande flessione, rimaniamo quasi distesi, ok? Guardate l'angolo, è leggerissimo, che c'è un piccolo, cioè rispetto alla verticale avrò un 25 gradi di angolazione, ok? Quindi abbiamo tutte le estensioni anteriori, mettendo sia il piede come se dovessi fare un passaggio di piatto di esterno per lavorare sulla parte esterna del piede, e dritto per lavorare su tutto il quadricipite, ma prettamente sul retto femorale, ok? Spero vi sia utile per tutto il lavoro che c'è da porre sia prima dell'intervento che dopo l'intervento, e anche per riniziare comunque un esercizio fisico che ci permetterà di passare poi a degli esercizi dinamici. Quindi vi auguro un buon allenamento e ci vediamo presto. Un saluto da Marco da Forem Gym.